Una galassia lontana lontana, ma quanto lontana? Come facciamo a misurare le distanze intergalattiche? Lo scopriamo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Oggi vedremo diversi metodi per la misurazione delle distanze intergalattiche. Ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella e di seguirmi su Instagram e TikTok, dove porto tantissimi esperimenti molto semplici e che potete riprodurre anche a casa. Torniamo alle nostre galassie. La prima misurazione di una distanza cosmica fu fatta da Ipparco da Nicea, che nel 150 a.C. misurò la distanza Terra-Luna. Ai tempi era già noto il fatto che le eclissi lunari erano dovute al fatto che la Terra proiettasse un'ombra nello spazio. Quindi cosa fece Ipparco? Misurò il tempo di percorrenza della Luna all'interno di quest'ombra e da lì ricavò il diametro della Luna, che era circa 3500 km. Egli osservò, guardando la Luna di sera, che il diametro della Luna era circa mezzo grado. Quindi cosa fece? Immaginò di mettere 720 lune una accanto all'altra in modo da formare una circonferenza. Dalla circonferenza, nota, egli ricavò il raggio, e il raggio di questa circonferenza era proprio la distanza Terra-Luna. La sua misura fu 400.000 km, che è circa quella che abbiamo calcolato noi con gli attuali mezzi molto più precisi, che è circa 384.000. Il risultato è molto vicino a quello reale. Lui trovò una distanza Terra-Luna di 400.000 km, mentre quella reale è di 384.000 km. Un altro metodo è quello di parallasse. Voi immaginate di mettere il pollice a una certa distanza dalla vostra faccia e una volta chiudete un occhio e una volta chiudete l'altro. La posizione apparente del pollice è diversa. Dal cosiddetto angolo di parallasse si può ricavare la distanza occhi-pollice applicando delle semplici formule di trigonometria che non sto qui a dirvi. Questo metodo si può utilizzare anche per misurare la distanza delle stelle che si trovano intorno a noi. Ma ha dei problemi. Maggiore sarà la distanza dell'oggetto dai nostri occhi e minore sarà l'angolo di parallasse. Quindi questo metodo è applicabile solo per oggetti vicini. Quindi ci sono due modi per migliorare il metodo. Uno è che gli oggetti si avvicinano a noi, ma questo non succederà mai. Due è aumentare la distanza tra i nostri occhi. Quindi che cosa si potrebbe fare? Mettere due osservatori in due posizioni opposte del globo terrestre e fare la misurazione. Anche in questo caso la distanza sarebbe troppo piccola. Quindi che cosa si fa? Si sfrutta l'orbita terrestre per misurare l'angolo di parallasse di una stella. Per questa ragione si misura la posizione di una stella a dicembre e poi a giugno, in modo da sfruttare l'asse maggiore dell'orbita ellittica e da massimizzare così la distanza tra i due occhi, tra virgolette. In questo modo si massimizza la distanza tra i due nostri occhi. Con questo metodo riusciamo a calcolare la distanza di alcune stelle in maniera molto precisa. Una di queste è Proxima Centauri, che è la stella più vicina a noi. L'unico problema è che, pur essendo una stella molto vicina a noi, ha un angolo di parallasse molto molto piccolo, circa 0,76 secondi. Allora, noi immaginiamo di dividere una circonferenza in 360 parti e otteniamo un grado. Dividiamo ancora quel grado in 360 parti e otteniamo un secondo. Quindi è evidente che l'angolo di parallasse è veramente molto piccolo, anche per una stella molto vicina a noi. Quindi questo metodo non è applicabile a tutte le stelle. Dobbiamo trovare un altro metodo. Un altro metodo è la misura della magnitudine apparente. Il Sole è così luminoso da far sparire tutte le stelle di giorno. Ma è la stella più luminosa dell'universo? No. Per noi è la stella più luminosa solo perché è molto vicina a noi, è il nostro sistema solare, ma non è la stella più luminosa. La luminosità di un oggetto diminuisce all'aumentare della distanza, quindi se noi mettessimo il Sole ad una distanza maggiore non avrebbe la stessa luminosità per noi e quindi cambierebbe la sua cosiddetta magnitudine apparente. Cioè quella che noi percepiamo è la magnitudine apparente, la luminosità apparente di una stella. Invece la luminosità intrinseca, quindi la luminosità che irradia una stella, è chiamata magnitudine intrinseca, appunto.
Noi riusciamo a classificare le stelle in base magari alla temperatura, allo spettro di emissione, e da lì riusciamo a ricavare anche la magnitudine intrinseca di questi oggetti. Allora, quindi che cosa facciamo? Per misurare le distanze, calcoliamo la magnitudine intrinseca e misuriamo la magnitudine apparente. Da questa riusciamo a ricavarci appunto la distanza. Un gruppo di stelle che ci permette di fare stime di distanze anche di milioni di anni luce è il gruppo delle Cefeidi, di cui conosciamo molto bene la luminosità intrinseca. Ovviamente maggiore è la distanza che vogliamo misurare e maggiore dovrà essere la luminosità dell'oggetto da misurare, ed è per questo che per distanze maggiori usiamo le supernove. Le supernove hanno una luminosità molto molto elevata e sono oggetti che noi conosciamo molto bene. È per questo che ci permettono di fare una stima di distanze anche molto molto grandi. Ma se vogliamo misurare la distanza di alcune galassie molto molto lontane, ma veramente lontane, come facciamo? Per quel tipo di distanze usiamo effetti cosmologici. Non tutte le galassie si allontanano da noi alla stessa velocità. Maggiore sarà la velocità di allontanamento e maggiore sarà la distanza da noi. Quindi che cosa si fa? Si misura la velocità con cui si stanno allontanando e da questa si ricava la distanza. Come si fa a calcolare la velocità di una galassia? Tramite il redshift. Il redshift è l'effetto Doppler applicato alla luce. Se ti voglio approfondire, ne ho parlato in questo video. Quindi abbiamo coperto praticamente tutte le distanze possibili dell'universo. E ogni metodo ovviamente ha dei limiti e ogni metodo ha il proprio errore. Ma attualmente abbiamo una piantina abbastanza precisa dell'universo. Bene, per oggi è tutto. Noi ci vediamo domenica con un nuovo video.